Allora, buongiorno a tutti, siamo pronti. Questa parte quindi conclude il percorso, l'abbiamo intitolato Diritto d'autore e privacy applicati alle biblioteche, alla biblioteca, è un titolo molto descrittivo, a me piacciono molto questi titoli così, insomma, molto plain ma molto chiari, e questa è la seconda parte dedicata alla privacy. So che c'è spesso confusione tra il concetto di copyright e di privacy, quindi parte del mio corso sarà cercare di farvi capire bene qual è il confine tra i due istituti giuridici che sono molto diversi tra loro, oggettivamente, e lo vedremo. E poi ci sarà una parte che in realtà, cioè proprio per essere rigorosi, dovrebbe appartenere all'argomento diritto d'autore, perché quando parleremo dei diritti sulle foto, sulle immagini, sui soggetti ritratti nelle immagini, vi farò vedere che si toccano, diciamo, aspetti che sono un po' a cavallo e in confine tra la privacy e il copyright. Però la normativa di riferimento rimangono gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, quindi volendo essere rigorosi, dovevo occuparmene la volta scorsa però eravamo già andati molto lunghi, era davvero una giornata molto densa e quindi è stato meglio così spostarla nella giornata sulla privacy perché sennò non arrivavamo a capo. Allora, le solite presentazioni, non so quanti di voi in teoria dovreste aver già seguito tutto la volta scorsa, come avrete visto poi le slide io le ho pubblicate sul mio profilo SlideShare, immagino che vi abbiano girato il link, comunque anche oggi pomeriggio farò la stessa cosa, l'altra volta ho ritardato un attimo perché c'erano due cose nelle slide che mi ero accorto erano sfuggite, volevo correggere, cioè dei piccoli refusi e quindi ho aspettato qualche giorno. Iniziamo con una prima parte introduttiva, concetti generali. Che ecco, esattamente, partiamo proprio da questo e ha senso proprio perché noi veniamo da un'intera mattinata, insomma, 3 ore e mezza, 4 ore di formazione sul diritto d'autore, sul copyright. Davvero molte volte quando mi contattano proprio gli organizzatori dei corsi, oppure anche i clienti che mi contattano come legale, a volte mi chiedono un mi dicono che hanno bisogno di un consulto sulla privacy. Poi analizzo la questione ed è un consulto sul copyright. Perché effettivamente queste due cose sono un po' nell'immaginario comune sovrapposte. E questo dipende, secondo me, da due fattori. Uno dal fatto che sono due normative che vincolano la diffusione dell'informazione. Ok? Questo è il principale motivo di confusione, no? Cioè, l'informazione, che poi sia sotto forma di opera creativa o sotto forma di dato, di singolo dato, non può essere diffusa perché ci sono dei vincoli di copyright e di privacy. Ok? L'altra questione è un po' più terra terra, cioè il fatto che spesso copyright e privacy vanno a finire in un'unica pagina che si chiama note legali dei siti web. Quindi gli utenti della rete si sono abituati a trovare le informazioni relative alla privacy policy o alla copyright policy in un unico paginone che nessuno va a aprire in realtà, ma quando aprono è un tutt'uno che tratta sia l'aspetto copyright che l'aspetto privacy, e quindi si crea questa confusione. Si pensa che sia un unico rovescio, che siano rovesci di un'unica medaglia. In realtà sono, vedete, come dice la slide, due istituti giuridici estremamente diversi. Ma insomma, mi sembra anche sottinteso, no, in un'analisi semantica delle due parole, dei due termini. Quindi, quando noi diciamo copyright, abbiamo già spiegato, è il diritto di fare copie, quindi è l'istituto giuridico che tutela la diffusione delle opere creative e quindi tutela qualcosa che è destinato a essere pubblicato. Ok? Quindi l'autore di un libro, l'autore di un brano musicale, l'autore di un software, non lo so, di fotografie, quando fa queste opere le fa proprio con l'intenzione che vengano diffuse e pubblicate. Poi al massimo vuole dei diritti per controllarne gli utilizzi da parte del pubblico. Quello è il copyright. Però parliamo di opere che sono per loro natura destinate a essere fruite, a essere pubblicate, perché come dire, il massimo pagamento per un autore è il fatto di arrivare a un grande pubblico. La privacy va esattamente nella direzione opposta, cioè la privacy
è quell'istituto giuridico che invece mira a mantenere sotto riservatezza, in una sfera riservata, alcune informazioni, alcuni aspetti di una vita di una persona fisica. Ok? Quindi è la tutela della riservatezza dei dati personali. Capite perché non ha senso confonderli? Cioè, il cantante, il grande musicista, no, che fa i concerti negli stadi davanti a 80.000 persone e che quindi vende il suo copyright a 80.000 persone, e se ce ne fossero state 90.000 sarebbe stato più contento, ma 80.000 era il limite massimo di capienza dello stadio. In realtà ha anche lui una fascia, una sfera della sua vita che è privata. E quindi quando è in una situazione privata, quindi è, che ne so, con sua moglie, con il suo bambino piccolo e sta andando a fare la spesa, ha diritto anche lui, nonostante sia un personaggio famoso e acclamato, ad avere un minimo di riservatezza, e quindi quella è la privacy. Vedete che vanno in due direzioni abbastanza opposte. Il concetto di privacy quindi è questa cosa qui. Noi abbiamo una traduzione italiana, cioè noi ci siamo ormai abituati a parlare di privacy con la tipica dizione anglosassone, che poi anche lì, volendo essere super pignoli, gli inglesi londinesi, cioè l'inglese originale britannico direbbe privacy, gli americani dicono privacy, e noi ci siamo importati la dizione americana, perché poi è stata, come dire, esportata in tutto il mondo attraverso i modelli contrattuali. Ma noi abbiamo una parola che fa esattamente quello stesso lavoro, che dice esattamente lo stesso concetto, che è riservatezza. Potremmo dire anche privatezza, cioè è un po' arcaico, però esiste anche privatezza. Ed è il diritto alla privacy, ciò di cui ci occupiamo oggi. Avete chiesto un corso sulla privacy a un legale, quindi ovviamente ci occupiamo dell'aspetto della privacy dal punto di vista giuridico. E non è scontato, nel senso che la privacy può essere anche vista da un punto di vista filosofico, sociale, psicologico e altri aspetti. Noi ci occupiamo dell'aspetto giuridico, quindi le norme che tutelano la privacy, ovvero il diritto, vedete, alla tutela della propria sfera privata. Il primo embrione, la prima teorizzazione di questo diritto, cioè quindi la prima volta che la letteratura giuridica, la scienza giuridica si è occupata di questo argomento, risale alla fine del 1800, del XIX secolo, e in un articolo, alle radici, diciamo, in questo articolo di Louis Brandeis del 1890 sulla Harvard Law Review, che era intitolato The Right to Privacy, cioè il diritto alla riservatezza, ok? E lui, l'autore, aveva descritto, aveva spiegato questo diritto con questa frase molto efficace in inglese, un po' meno efficace in italiano, che è the right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciato da solo, sarebbe letteralmente, o più genericamente, il diritto a essere lasciati in pace. Questo è la privacy. Per quello che dicevo, no? L'esempio del cantante, del politico, del personaggio televisivo, persona che per sua scelta si è esposta al pubblico, in realtà ha anch'egli un diritto to be let alone, di essere lasciato in pace in alcune situazioni, chiaramente più ristrette rispetto al diritto di essere lasciati in pace che abbiamo noi singoli privati cittadini, che non abbiamo una notorietà e non abbiamo un'attività che ci espone al pubblico. Ok? E quindi appunto da lì in poi, dal 1890 in poi, si è iniziati a come dire, sviluppare nella scienza giuridica, e quindi anche non solo nelle riviste giuridiche, nelle monografie, nei saggi dei giuristi, ma poi anche nella giurisprudenza. Quindi si è cominciato nella giurisprudenza prima americana, poi degli altri paesi anglosassoni, perché come magari qualcuno di voi sa, nei paesi anglosassoni solitamente la giurisprudenza va più avanti rispetto alla legge scritta, perché loro hanno un sistema di common law che è diverso, e quindi spesso la giurisprudenza è più creativa. Ecco, le decisioni dei giudici hanno possibilità di essere più creative, quindi di creare dei diritti, di precisare dei diritti che magari nel diritto scritto, nel diritto positivo, non sono stati già concepiti. Noi siamo arrivati un po' dopo, ovviamente, in quanto paese di civil law, quindi che ha un approccio diverso, siamo arrivati molto dopo. La prima legge sulla privacy in Italia risale al 1996.
perché, come dire, figlia di una direttiva europea che aveva dato come dire, le indicazioni per andare in quella direzione, cioè avere una normativa sulla privacy a livello europeo. Non che fino al 96 in Italia la privacy non fosse concepito come diritto, assolutamente, è che fino a quel momento si applicavano dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad esempio c'erano già gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore che risalgono al 41, che sono quelli relativi al diritto d'immagine che vedremo dopo, e poi si applicavano altri diritti, altri principi presi dal codice civile, banalmente, sulla tutela della persona, ma non c'era una normativa specifica sulla privacy. L'abbiamo avuta appunto nel 96 e abbiamo avuto in quegli anni l'istituzione del cosiddetto garante privacy, quindi di un'authority, di un'autorità indipendente che si occupasse di quel tema. Altra confusione che spesso troviamo è questa, ovvero privacy, vedete, e sicurezza sono due concetti che si sovrappongono. Scusate, ma qua devo cancellare perché mi compare spesso la richiesta di invitare le persone, che è un po' disturbante. Allora, altro concetto che viene confuso con quello di privacy è quello di sicurezza dei dati. Allora, qui è un po' più legittima la confusione, la sovrapposizione, perché in effetti possiamo dire che ci sia nella normativa quasi diciamo, un rapporto di contenimento l'uno con l'altro, cioè la normativa, genericamente la normativa sulla tutela dei dati personali, sulla privacy, contiene anche delle norme relative alla sicurezza di questi dati, ok? E quindi vedete il concetto più ampio, la privacy è un concetto più ampio legato alla sfera giuridica e dei diritti della persona. La sicurezza informatica, la sicurezza dei dati è un concetto legato più che altro alla sfera tecnologica, che ha comunque ripercussioni sulla riservatezza, cioè nel senso che si occupa più la sicurezza, quando noi diciamo sicurezza informatica, sicurezza dei dati, ci stiamo riferendo a dei concetti che sono principalmente di tecnologia, cioè di gestione corretta e sicura di una massa di dati, di una banca dati, di un archivio informatico di dati, ma nello stesso tempo ha anche ripercussioni sulla riservatezza. Perché? Perché un archivio di dati non protetto, che privo di alcune accortezze tecnologiche, pone dei problemi di riservatezza, nel senso che permette a soggetti non autorizzati di entrare e leggere quei dati, di acquisire quei dati. Quindi vedete, proteggere i dati significa anche, come scrivo in questa parte della slide, proteggere i dati dal punto di vista della sicurezza significa anche proteggerli contro trattamenti illeciti, cioè trattamenti privi di base giuridica o non sorretti dal consenso o compiuti da soggetti non legittimati. Ok? Quindi ecco perché privacy e sicurezza sono due cose diverse, ma un po' meno separate, un po' meno staccate rispetto a privacy e copyright, che in effetti si toccano solo giusto in un punto, che è quello dei diritti d'immagine, come vedremo dopo. In realtà, e vi anticipo una cosa che c'è in una slide successiva, adesso io vi ho parlato degli archivi di dati come qualcosa di tecnologico, no? Ma in realtà forse più che la parola tecnologica qua avrei dovuto mettere tecnica, più neutro. Perché in realtà anche un archivio cartaceo non chiuso a chiave ha un problema di sicurezza. Esempio, lo studio legale, un grande studio legale che ha le pratiche con, non so, che ha un'unica stanza che viene usata come archivio dove ci sono tutti i fascicoli dei clienti, che non è sotto chiave, quindi ci possono accedere non solo gli avvocati che hanno in carico per vedere quella singola pratica, ma anche, non so, la segretaria, lo stagista, l'uomo delle pulizie, il tecnico informatico, ok? Quindi non è sempre solo un discorso puramente tecnologico informatico di password e accessi, ma a volte è proprio avere le chiavi di una stanza, avere l'accesso ad un cassetto in cui ci sono le informazioni. Quindi anche quella è una questione di sicurezza, cioè del mettere in sicurezza un fascicolo, mettere in sicurezza un registro e via dicendo. E parlando io ad una platea di bibliotecari, gestori di archivi che sono anche cartacei o anche su supporti, ad esempio, multimediali,
il problema è assolutamente vivo e centrale. Quindi dopo ci torneremo su questo risvolto, cioè sul fatto che la privacy non riguarda solamente le banche dati elettroniche, ma tutto ciò che permette di archiviare dati. Scusate. Ok. Oh, solitamente faccio questo quiz per quando inizio a parlare di questo argomento, perché è un argomento in cui la questione della consapevolezza è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché noi siamo tutti i giorni calati in una realtà in cui circolano dati personali, vengono ceduti dati personali con una facilità e una scioltezza che, come dire, non hanno uguali nella storia dell'essere umano, no? Cioè noi ogni volta che scarichiamo, adesso l'altro giorno, per farmi un esempio banale, no? In questo periodo di lockdown, arrivano comunicazioni in cui ci regalano, cioè, ti abbiamo regalato 2 mesi di visione gratis su Netflix, 1 mese di visione gratis su... No, arrivano queste offerte, ovviamente gratis, ma comunque per poter fruire di questi mesi gratis, di queste versioni trial, di prova, ogni volta ti devi registrare, devi dare il tuo indirizzo email, devi dare il tuo nome e cognome, a volte devi dare la carta di credito anche se in realtà non devi pagare. Però te la chiedono lo stesso perché poi a un certo punto, quando si interrompe il periodo di fruizione gratuita, loro inizieranno ad addebitarti qualcosa se tu non disdici. E quindi siamo veramente in un mondo in cui il dare un dato personale è diventato questione proprio all'ordine del giorno, di cui ormai abbiamo bassissima percezione. E questo è un quiz su cui vi faccio riflettere, cioè è una battuta, però... Avete presente Google Maps, no? Tutti immagino usiate il navigatore di Google Maps. Chiunque ha un cellulare Android, ma anche chi non ha un cellulare Android, perché ormai è un'applicazione che tutti hanno, conoscono il navigatore di Google Maps. Una delle funzioni più intriganti e più oggettivamente utili è quella che permette a Google Maps di dirci se nel percorso che stiamo facendo per andare in una direzione o all'altra c'è del traffico, c'è un incidente, c'è la coda a quel semaforo particolarmente densa e quindi ci rallenta e quindi lui stesso ci suggerisce scusate, sento una voce, spegnete i microfoni, e ci permette ci offre un percorso alternativo. E quindi vi chiedo, questa è la domanda, secondo voi come fa Google a sapere la situazione del traffico in buona parte del pianeta, perché in qualsiasi posto voi siate, lui sa se lì c'è un incrocio, se lì c'è ci mettete 5 minuti, ci mettete 20 minuti per fare un pezzo di strada, e quindi le ipotesi sono queste tre, cioè attraverso un monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti, cioè Google ha dei satelliti che riescono a monitorare in modo capillare la rete stradale di più o meno tutti i paesi diciamo, moderni, industrializzati del mondo, oppure la ipotesi B, sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione, oppure C, Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici preposti a monitorare il traffico, cioè Google ha un accordo, che ne so, con l'ANAS, con la società Autostrade, con i comuni che gestiscono le strade locali, le vie locali, e riesce a dire in tempo reale se lì c'è traffico o meno, quindi centraline sparse sul territorio. Vi lascio un attimo riflettere prima di darvi la risposta. È la classica, non mi dovete dare adesso perché se apriamo il microfono e tutti rispondono, non usciamo vivi, però vi lascio un attimo riflettere su quale possa essere. Quindi do quei 5 secondi di suspense, provate a pensarci, e la risposta sembra banale, ma io quando faccio questo test vedo che si crea stupore, cioè la risposta corretta è la B. Forse alcuni sostengono che ci sia un mix tra la B e la C. Nel senso che magari in alcuni casi Google utilizza anche dati che è riuscito ad acquisire sulla base di accordi da parte di alcuni enti, però insomma principalmente è la B. Cioè siamo noi a dare i dati a Google. Cioè siamo noi che abbiamo acceso l'applicazione e che siamo in coda a quell'incrocio
E siamo fermi come dei cretini ad aspettare che ne so, la macchina che si è ribaltata venga spostata dal carro attrezzi, che stiamo dicendo a Google che siamo fermi. E lui utilizza quell'informazione per dire agli altri che stanno arrivando su quella strada di non andare lì. Ok? Ovviamente con tutto un algoritmo che incrocia dati, cioè non è che il nostro singolo, la nostra singola posizione, ma è la somma della posizione mia e degli altri 5, 6, 10, 20 tizi che sono in coda dietro di me o davanti a me e che quindi danno un'informazione abbastanza solida a Google per dire che lì effettivamente c'è un ingorgo, c'è un semaforo bloccato, c'è un incidente. Ok? Quindi, siamo tutti i giorni calati in una realtà in cui continuamente noi diamo dati a volte anche con una bassissima consapevolezza, cioè non ci rendiamo conto di farlo, perché lì in quel caso è automatico, nel senso nel momento in cui avviamo l'applicazione e nel momento in cui avviamo il GPS, cioè quindi abbiamo accesa quella spuntina che indica che il nostro cellulare è connesso alla rete GPS, stiamo dando anche questa informazione a tutti coloro che sono dall'altra parte, cioè a Google in questo caso, ma anche a, che ne so, a Facebook che gestisce l'applicazione che mi dice che quando entro in un bar posso fare la recensione a quel bar, quindi vuol dire che lui sapeva già che io ero in quel bar e che quindi sta comunicando anche a tutte le altre persone che stanno facendo recensioni in quel bar che io in quel momento ero ripresente. Insomma, è una situazione in cui siamo immersi giornalmente che ci espone ovviamente ha un rischio di disclosure della nostra vita privata, cioè di esposizione della nostra vita privata. E dobbiamo giocarla sul piano della consapevolezza, cioè aumentando la consapevolezza di queste attività che vengono fatte, riusciamo in qualche modo a rendercene conto e quindi ad applicare dei comportamenti che siano più attenti e meno ingenui.